Nel match valido per la 30ª giornata, il Pineto vince per 1-0 sul proprio campo contro il Monte Giorgio. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Romano rompe gli equilibri per i biancazzurri e conquista l'intera posta per la squadra del presidente Brocco. Dopo un giro di lancette, Minincleri su calcio di punizione imprime una traiettoria beffarda alla sfera che sfiora la traversa. La gara è contratta con nessuna delle due compagini che riesce a trovare il pertugio giusto. Alla mezz'ora, break adriatico della Quercia, sgraffigna la sfera sulla tre quarti, triangolo con Minincleri, ma la conclusione del numero 20 viene murata dalla difesa avversaria. I ragazzi di Pomante crescono, della Quercia pennella al centro, sfiora Minincleri e Minnozzi con un tocco vellutato sfiora il vantaggio. Il Monte Giorgio risponde al 40esimo, l'ex Mandolesi si invola, dribbling pregevolissimo e conclusione a giro che sfiora l'incrocio. Sul ribaltamento di fronte, su un'azione insistita in area, Minincleri apre troppo il compasso e calcia sul fondo dal cuore dell'area marchigiana. Nella ripresa i biancazzurri vanno un passo dal vantaggio, Minincleri pesca Minnozzi, il pallone però non finisce in fondo al sacco da posizione più che privilegiata, poco male per l'ex di turno che pennella un assist al bacio per Romano che trova il vantaggio e la quarta marcatura consecutiva. I marchigiani rispondono al 70esimo, Lupoli pesca il neoentrato Santoro, Mercorelli non si fida e si rifugia in corner. La squadra del presidente Brocco è rapace su calci punizione procurato da Bugaro, Minnozzi caccia di un millimetro sul fondo dando l'illusione del gol. A 10 dal termine i rossoblu sfiorano per due volte il pareggio, prima Lupoli confeziona il pallone in fondo al sacco ma in posizione irregolare, successivamente in un'azione fotocopia Santoro non è preciso. Nel finale di gara, su un'azione convulsa in area, Zoppi assegna un calcio di rigore e vede un'irregolarità commessa da Della Quercia che lamenta una spinta nella circostanza. Nonostante l'invito al dialogo con l'assistente Nurchi di Alghero, ben appostato il fischietto fiorentino rimane sulla sua decisione. Sul dischetto lo specialista Lupoli trova una risposta fantastica di Mercorelli che neutralizza il secondo calcio di rigore consecutivo. Nel finale ancora Lupoli fa tremare la panchina di Pomante ma Della Quercia salva letteralmente i suoi in spaccata e festeggia le 100 presenze in biancazzurro. Allora io sono molto soddisfatto, ripeto, perché con la classifica, con la salvezza già raggiunta, preferirei queste prestazioni che dei punti, nel senso lavoriamo durante la settimana, speriamo che la squadra continui a rispondere in questo modo. Venivamo da due vittorie belle. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione, era normale soffrire perché giocavamo contro una squadra forte come il Pineto, abbiamo sofferto, peccato il momento che abbiamo preso il gol, era un momento di sofferenza. L'unico limite di quest'anno che posso dire alla mia squadra è che ogni volta che c'è un momento di sofferenza spesso prendiamo il gol invece di riuscire a tenere botta, però pazienza, per il resto non mi posso lamentare. Io direi che anche il primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, non creando tanto, però avevamo messo in difficoltà soprattutto sul palleggio iniziale. Poi è normale che il Pineto è una squadra forte, è venuta fuori. Io, ripeto, sono soddisfatto della mia squadra, se l'avremmo pareggiato non avremmo rubato sicuramente niente. Sì, oggi è stata una bellissima vittoria, sofferta, con una buona squadra, una squadra organizzata che ci ha messo in difficoltà. È vero, stiamo facendo un percorso molto positivo. Però come ho detto prima ai ragazzi, non ci dobbiamo tranquillizzare, non ci dobbiamo cullare sugli allori, dobbiamo continuare il nostro percorso, se dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, mancano 6 partite. L'obiettivo nostro, quello che ho detto alla squadra, è quello di cercare di vincere tutte e 6. Poi a fine campionato terremo le somme e vedremo il Pineto dove è arrivato. Però oggi è stata una partita bella, combattuta, giocata da due ottime squadre e sono contento.